Poche produzioni recenti hanno creato tanta aspettativa quanto l'anime di Spy Family, adattamento del manga scritto e illustrato da Tatsuya Endo, mangaka alla sua terza opera serializzata. In patria, Spy Family è pubblicato dal 2019 ed è subito diventato un fenomeno, guadagnandosi il premio di rivelazione dell'anno. È giunto da pochi giorni al nono Tankobon, mentre il manga in Italia è edito da Planet Manga e al momento conta 7 volumi. Tra eventi di lancio e merchandising di ogni tipo, l'attesa per l'anime disponibile in simulcast su Crunchyroll con sottotitoli in italiano dal 9 aprile è stata spasmodica. Merito di personaggi intriganti e allo stesso tempo divertenti. Scopriamoli! Il protagonista è l'agente Twilight, la più grande spia della nazione di Westalis, che ha trascorso la vita ad affrontare missioni sotto copertura per rendere il mondo un posto migliore. Un giorno però riceve un compito particolarmente difficile: infiltrarsi in una scuola privata d'élite. Per riuscire nella sua nuova missione dovrà formare una famiglia temporanea e iniziare una nuova vita. Assume perciò l'identità dello psichiatra Lloyd Forger, adotta una ragazza orfana e sposa un'impiegata del municipio. A sua insaputa però sua moglie Yor è un'assassina, mentre sua figlia Anya è una telepate. I tre dovranno imparare a diventare una famiglia, mentre lavorano per completare le missioni di Twilight e mantenere la pace nel mondo. In tutto questo, la piccola Anya si afferma già come uno dei personaggi più spassosi e carismatici dell'anno. Anya Peanuts ga suki. La serie sarà disponibile in due parti, con la seconda che dovrebbe uscire non prima del prossimo autunno. Vi terremo aggiornati.